Una bizzarra telefonata raccolta dalla centrale di polizia di Vicenza con richiesta di intervento ad un indirizzo di Vicenza da parte di un trentenne ha dato il via ieri ad un fatto inedito che ha stupito non poco gli operatori della questura. Il tema di fondo: maltrattamenti in ambito familiare, d'attualità quanto di cronaca, anche se nel caso specifico al termine della giornata di riscontri puntuali di polizia non sarebbero emerse evidenze di reato da parte di alcuno, mentre il denunciante è stato trasportato al San Bortolo e affidato alle cure del reparto di psichiatria. Era l'ora di pranzo di martedì quando una volante del 113 si è recata al cospetto di una famiglia vicentina su richiesta del giovane uomo che spergiurava al telefono di essere vittima da tempo di non meglio precisati abusi e soprusi da parte dei genitori di un fratello tra loro conviventi. Di fronte all'equipaggio una scena mai vista prima: il trentenne in piedi ad accusare con parole pesanti i genitori e il fratello di fronte alla tavola imbandita per il pranzo, citando tutti uno ad uno come aguzzini per presunte violenze. Nulla di tutto ciò era vero, come hanno appurato gli agenti, ha dichiarato la questura oggi nella nota stampa. Nemmai il giovane vicentino in passato aveva puntato il dito in alcun modo contro i congiunti. Per di più, dopo aver interpellato il 113 per chiedere aiuto. Come spiegato, sono risultati del tutto vani i tentativi dei parenti di capire meglio a cosa si riferisse il figlio e fratello, agitatissimo, in modalità fiume in piena, in un clima surreale e allo stesso tempo di forte tensione, tanto da convincere i militari a chiedere il supporto del 118. Alla presenza dei poliziotti non smetteva infatti di accusare tutti per soprusi e violenze subiti da anni, come fosse un processo in diretta, spiegano gli agenti, chiedendo loro di arrestare tutti i presenti. I familiari declinavano ogni responsabilità e cercavano invece di interloquire pazientemente con il figlio. A quel punto i poliziotti, preso atto dell'atteggiamento dei familiari e dei discorsi alquanto sconnessi del giovane, si vedevano costretti a chiedere l'intervento del 118.